Caro fratello, cara sorella, la ceramica è un'arte meticolosa che richiede tutta l'attenzione del vasaio. L'obiettivo del vasaio è dare una bella forma all'argilla che all'inizio è in forma viscida. Il bel vaso non esiste ancora se non nella mente del vasaio. Con pazienza il vasaio rimuove le scorie e tutto ciò che rendeva il vaso sgradevole al tatto. Alla fine farà un vaso liscio e morbido, perfetto alla vista e splendidamente lucidato. Tu sei come quel vaso. Forse ti senti imperfetto e per niente liscio, ma Dio, il vasaio divino, sta lavorando per renderti puro e bello. Stenderò la mano su di te, purificherò nel crogiuolo le tue scorie e eliminerò da te tutto il piombo. Isaia 1:25. È Dio stesso che fa quest'opera in te. Non devi temere, la sua mano è gentile e il suo cuore è pieno d'amore. Può richiedere tempo, molto tempo a volte, ma la cosa più importante è lo sguardo del vasaio sul vaso, soddisfatto e felice di aver completato il suo splendido lavoro. Sì, tu sei la sua opera, il suo capolavoro, il suo vaso d'onore, come dice in 2 Timoteo 2:21. Sarai un vaso d'onore per un nobile scopo. Grazie di esistere.